l'uso dei vietati straordinari nella spesa corrente. Questa prassi di fatto non sostenibile nel tempo sia legata agli ordini di organizzazione della spesa straordinaria. Il secondo argomento, il secondo modo di fare per noi fondamentale è quello della riduzione dell'indebitamento. Milano, come purtroppo si sa, è la seconda città più indebitata d'Italia. E ovviamente si sa benissimo che un debito di questo livello si riflette direttamente sulla minore possibilità di effettuare servizi ai cittadini. Quindi è urge interrompere l'indebitamento e ovviamente contrastare il più possibile. È per questo che, analizzando la delibera dell'assestamento di bilancio 2011, abbiamo arrivato del titolo quinto, quello di, per quanto riguarda l'accensione di mutui e prestiti, una variazione di 628 milioni e 250 mila euro. Si propone di non procedere alla soluzione di mutui nel 2011 e di reperire modalità di finanziamento alternative per le spese di investimento previste, oppure di rinunciare alle opere previste. Tale emendamento è presentato anche in seguito all'emanazione della legge di stabilità 2012, che prevede un rigido piano di rientro dal debito per gli enti territoriali, a cui il Comune di Milano deve da subito uniformarsi. Per quanto riguarda in particolare queste risorse che segnalate nell'emendamento, non credo che molti di queste verranno permesse con la legge di stabilità 2012, è proprio per questo che chiediamo che venga uniformato al testo. Ci tengo anche la relazione previsionale programmatica approvata dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio previsionale di previsione 2011, a pagina 37 della relazione, che prevede un limite massimo di attivazione di nuovi mutui per 2011 di 52,8 milioni. Assolutamente incoerente con la previsione di bilancio di 628 milioni, che è quello che risulta dal documento che ci è stato consegnato. Tra l'altro con l'assunzione del mutuo per l'ingresso in Expo, previsto per la risorsa dei tratti 50-35-435, tale margine si è ulteriormente e pericolosamente ridotto. Grazie, ovviamente adesso aspetto il parere Grazie consigliere Carise. Parere della Giunta. Presidente, io ringrazio il consigliere Carise per aver presentato questo emendamento. Mi pare che la questione che lui pone è una questione molto seria, che ha trovato un po' parecchio nella verbale di qualche giorno fa della Corte dei Conti. Credo che da un punto di vista tecnico sarebbe bene ritirare questo emendamento, perché alcune di queste voci fanno riferimento ad impegni già assunti, a contratti già sottoscritti. Però la questione di fondo che viene posta, quella della riduzione dell'indebitamento, è centrale. Tra l'altro, l'esame dei dati di bilancio del Comune di Milano evidenzia che il nostro ente presenta un indebitamento crescente e prevede di sostenere la spesa per interessi nel 2013 pari al 7,4% della spesa corrente, con una crescita che si può definire in questi termini: nel 2009 era il 6,78%, nel 2010 il 6,58%, nel 2011 il 7,65%, nel 2012 il 7,21%, nel 2013 il 7,40%. Ora questo, alla luce anche delle regole che si hanno detto, molto di ben importanti, rende impossibile per il Comune, che è già fuori dagli indici con i quali si calcola il rapporto tra la spesa per interessi e il totale della spesa corrente, che deve essere sotto un certo limite, se per poter consentire all'ente di indebitarsi ulteriormente, noi siamo già nella posizione di non poterlo più fare, quindi ci
dobbiamo porre il problema di come restituire questi debiti che sono stati fatti e che hanno visto un aumento del quinquennio 2006-2011 a causa del finanziamento destinato alla realizzazione delle linee metropolitane 4 e 5, opere che sono certamente strategiche in relazione al futuro della città, anche in vista della realizzazione di Expo 2015. Ora, credo che dovremmo fare, in occasione della discussione sul bilancio 2012, una riflessione precisa su che cosa, su quali azioni si devono compiere per poter ridurre la base dell'indebitamento, penso che è troppo alta. Attendendo le motivazioni tecniche da parte degli uffici, ritiro questo emendamento, ovviamente secondo me intendo. Per il capogruppo di maggioranza rosa volevo solo rispondere che non sarò tanto io ad essere severo, ma che uno dei passi era proprio quello di uniformarsi al testo della legge sanitaria 2012, perché la brutta notizia non sono tanto io, spero che nessuno di questi punti partirà per la legge.